Ragazzi, questo video può partire, mi raccomando, 10.000 like per la prossima auto. Sotto nei commenti fatemi sapere quale potrebbe essere la prossima Launch Control Porsche GT3 RS. Buongiorno a tutti quanti ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video, Lorenzo qua per voi. Vi avevo promesso finalmente che vi avrei portato un'altra macchina really sick, mamma mia. Quindi qua abbiamo una Porsche, però prima che questo video parta direi che siamo super in ritardo, perché oggi ci dobbiamo andare ad allenare. Quindi ragazzi, prendetevi un attimo un momento, sedetevi, perché prima di tutto il piacere, ovvero l'allenamento, poi il dovere. Andiamo, let's go. Ok, e pre-workout preso. Ah, tra l'altro voglio farvi notare una piccola cosa, dello stesso colore della macchina di oggi. Direi che abbiamo concluso. Finalmente posso godermi in santa pace questa beast. Come potete vedere in mano, tra l'altro, ho anche il mio cibo. Ma perché deve venire il vento proprio nel momento esatto in cui sto parlando? Allora facciamo un piccolo recap della situazione qua a Dubai. Vi ho già portato sul mio canale YouTube un video del genere, ma la scorsa volta con la Lamborghini Huracan, e devo dire che vi è piaciuto veramente tantissimo. Ho fatto tante cose, la macchina l'abbiamo testata, devo dire bella macchina. Ma quando ho visto questa, ma soprattutto ci sono salito, percepito le cose, il materiale, ho detto questa è una macchina veramente migliore, nel senso migliore per me. La Lambo l'ho criticata un pochino per gli interni, questa è fatta meglio. In questo preciso momento mi trovo sotto il bellissimo palazzo dove viviamo praticamente in questo momento qua a Dubai, perché come sapete ci siamo spostati dall'hotel per recarci in un appartamento migliore sotto ogni punto di vista. Abbiamo la cucina, bla bla bla, e riusciamo a spendere il nostro tempo qua in maniera più qualitativa. Come sapete, percorso fitness richiede la dieta, quello e quell'altro. In un hotel non eravamo in grado di farla, alimentazione pulita. Detto questo però, veniamo a noi, perché oggi ragazzi questo video parla di questa beast. Allora ve la presento un attimino: Porsche GT3 RS, ok? Una macchina praticamente da corsa con la targa per girare su strada. È incredibile, ma vero? Ma questa è una macchina, ve lo giuro raga, da pista, nata per la pista, omologata per andare in strada. Quindi sapete già cosa vi aspetterà. Come abbiamo fatto per la Lamborghini, facciamo la stessa cosa per questa fantastica Porsche. Partiamo dai cerchi. Abbiamo sull'anteriore un 21... ma che cacchio dico? 20 pollici, mentre sul posteriore abbiamo un 21. Come potete notare, questa macchina è dotata veramente di tantissime griglie per il raffreddamento che entrano direttamente nei radiatori. Mille miglia e enormi, giganti, super esplosivi spoiler. Il cofano veramente cattivo, sempre con le griglie per far confluire l'aria. Abbiamo il gruppo ottico che è veramente molto carino. Questa colorazione è veramente affascinante, anche perché ti fa notare per strada. Abbiamo un colore Hulk wrappato, mi ha detto il proprietario della macchina che è wrappato. Abbiamo gli specchietti in carbonio, il tetto totalmente in carbonio. Questa serve per attaccarsi, no? Ti tieni, yeah! No, non serve a quello. La cosa più impressionante di quest'auto e tamarra è lo spoiler. Bene sì, questa GT3 RS ha uno spoiler che Fast and Furious, spostati. Ve lo giuro raga, sembra quella macchina che esce dai videogiochi, dove tu praticamente la tunizzi con le parts mentre fai le gare, che guadagni big money. È lei. Non potete capire, forse dal video non rende, ma questo spoiler puoi affettare pure prosciutto. Abbiamo uno scarico, in questo caso centrale, doppio, molto carino. Non penso che il proprietario gli abbia fatto alcuna modifica. Questa macchina è totalmente originale e noi ce la gusteremo così, va bene? Diciamo la verità, il culo di questa Porsche è qualcosa di incredibile.
mobile. Ma passiamo ora agli interni, signori. Questa macchina con i dettagli verdi, voglio subito farvi vedere le maniglie, che sono molto particolari e strane, perché non hanno assolutamente l'aspetto di una maniglia normale. Hanno, per aprire la porta dovete tirare in questo modo qua la maniglia. Abbiamo ovviamente la scritta figa colorata GT3 RS, perché non si capisce, no? Perché quando entra uno dice: figa, che macchina è questa? Tac, apre, GT3 RS, testina. Abbiamo praticamente gli interni tappezzati di parti in carbonio, tutto il cruscotto centrale in carbonio, le cuciture verdi che richiamano il colore esterno della macchina, i sedili sportivi spaccaschiena. Ma la cosa bella di questi sedili, e vi dico la verità, sono molto molto più comodi di quelli della Lambo, totalmente in carbonio, porta bevandiere, bisogno di rinfreschino, tac, non ti cade l'acquettina, testina, sul sedile da 2000 euro, tac, lo chiudi. Ma la parte più incredibile degli interni, quella roba lì, non so se vedete, quindi ci sono le barre sedili posteriori, non ne abbiamo, avete un terzo amico, purtroppo non ci sta. Tra l'altro, una delle particolarità che mi ero dimenticato di farvi vedere è che abbiamo anche l'estintore nel caso la macchina dovesse prendere fuoco. Tocchiamoci là sotto. Spero che questa macchina ci stupisca. Il Noah ha problemi di spazio. 4000 di cilindrata, aspirato. Abbiamo 500, se non erro, 20 cavalli su questa macchina. Quante mucche? Quante mucche? No, tu rimani qua. Ma no, tu rimani qua. Prima di partire, test del sound. Qua ci lanceranno i carciofi dal balcone, lo so. Allora, così è con gli scarichi chiusi. Ora li apro, sentite la differenza di sound. Vai. Io due sgasate. Ah, il limitatore di giri a 4000. Trovare un modo per sbloccarlo. Diciamo subito una cosa, prima impressione, macchina veramente molto rigida, molto di più della Lambo. Sembra di toccare con le mani la strada, è assurda. Questa è la seconda, signori. Aspetta che sennò ci schiantiamo con la macchina là davanti. Mamma mia! Mamma, ma sentite le scalate! I miei ultimi desideri, le mie ultime preghiere! Mamma, ti voglio bene! Ma mio fratello! Arriviamo alla parte del deserto dove possiamo fare i babbi e facciamo qualche scannata. Let's go. Ci tenevo a precisare una cosa. Siamo, come potete vedere, da un benzinaio. Ho fatto il pieno, eravamo praticamente in riserva. Abbiamo fatto la super, alla benzina quella più costosa, bla bla bla, con più ottani. Ho praticamente speso 22 euro per un pieno di benzina. Boom! Il pieno di energia anche per la macchina. Comunque, ragazzi, non ho idea del perché, ma ogni volta che torniamo su questo ponte è sempre una gioia infinita, perché è veramente, veramente super fotografico. Sedili io li trovo personalmente molto più comodi, non mi è venuto mal di schiena. Per quanto riguarda la manovrabilità è clamorosa. Adesso purtroppo devo guidare con una mano, scusatemi. Accelerazione da paura, giri infiniti, apre veramente all'infinito. Coppie costante, non dà un grosso calcio nel culo come la Lambo, però la potenza c'è, si fa sentire. Facciamo una seconda cattiva. Dove c'è l'autovelox? Vieniti, bro. Mamma mia, tira veramente in alto. LOL. 3 days later. Adesso però voglio farvi vedere qualche launch control esterno. Let's go, bro. Vado. Vai.
Basta. Questa auto regala veramente emozioni incredibili. Nonostante abbia meno cavalli della Lambo, trasmette sensazioni di guida, veramente real guida, real pista. Si sente proprio che è real pista. È molto più difficile da guidare rispetto alla Lambo, lo devo ammettere, fatta per gente che sa veramente pilotare queste auto. Devo dire che questa macchina mi ha sorpreso. Era la prima volta sulla supercar, non è mai stata una macchina potente. È strano, è figo, ma è strano perché ti attacchi proprio al sedile. Cavolo, bro, hai visto il launch control come ci appiccicano? Cioè, non me l'aspettavo veramente così tanto potente. Bene ragazzi, siamo alla conclusione di questo video, vi ringrazio ovviamente per la visione. Io ora mi sparo una buonissima cheesecake, solo pochi capiranno, solo quelli che mi seguono su YouTube, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Questo video è stato fatto grazie al mio sponsor Bulk, sotto in descrizione trovate il link per accedere direttamente al sito. Ovviamente passando da lì, ve lo ricordo, mi garantirete una piccola commissione supportando così il mio lavoro, mi garantirete esperienze del genere, ma soprattutto la possibilità di portare sul canale queste esperienze. Puoi farle da solo senza condividerle, ma io le faccio solo ed esclusivamente per voi. Ovviamente anch'io mi diverto, sia chiaro, cioè, diciamo la verità. Però la macchina è una bestia. Tre cose positive e tre cose negative. Le tre cose negative sono ovviamente la scomodità. È un'auto da corsa, starci tanto tempo sopra dopo un po' marona le balle. Seconda cosa, spazi. Essendo un'auto da corsa, da pista, non ha assolutamente bagagliaio. Una cosa negativa secondo me, questa la dico a parere mio personale, rispetto al turbo, è una macchina che ovviamente a entrare in coppia, a salire, ci mette tanto. Quindi invece il turbo kick in molto prima. Tre cose positive, auto da battaglia, da guerra, ragazzi, è un'auto raso terra, veramente raso terra. Il sound è spettacolare, come seconda cosa, sound pazzesco, lo preferisco alla Lambo che ho provato. E l'ultima cosa positiva, interni, cioè è una Porsche. Tra l'altro questa ha tipo un pacchetto speciale con tutto fibra di carbonio, robe varie. Io vi ringrazio, grazie mille Noah per aver partecipato a questo video. Aspetta, però non hai detto una cosa. Cosa? Non hai spoilerato quella cosa lì. Grazie a questa macchina sono riuscito a trovare una ragazza a Dubai. Ah no, 10.000 like. Forse riuscirò a portarvi una supercar che inizia con la B. È una casa francese. B. 10.000 like e lo scoprirete. Bella.